giro del mondo in 80 giorni iniziò con una scommessa. Non ricordo precisamente il giorno, ma l'anno era il 1872. Non c'erano aerei, televisori o cellulari, ma solo navi, ferrovie e qualche mongolfiera. Ricordo bene quell'imprevedibile patto stretto in un elegantissimo salone dell'esclusivo Reform Club durante una fredda serata a Londra. Qui si incontravano abitualmente persone benestanti, banchieri, pezzi grossi dell'industria e uomini d'affari che chiacchieravano sorseggiando whisky e giocando a carte. Ma chi aveva avuto quell'idea così stravagante ed incredibile di girare il mondo in 80 giorni? Chi aveva avuto tutto questo coraggio? Phileas Fogg. Stop! Stop! Phileas Fogg non era un tipo temerario o avventuroso. Non era l'Indiana Jones dell'ultima crociata. Fogg era un uomo tranquillo e abitudinario. Viveva solitario nella sua casa a Londra e pranzava e cenava al Reform Club sempre alla stessa ora, senza sgarrare di un secondo. Sempre nella medesima sala e sempre alla stessa tavola. E senza compagnia. Rincasava soltanto per coricarsi, a mezzanotte in punto. Era un tipo precisissimo, come un orologio svizzero. Pensate che aveva licenziato il suo domestico perché una mattina gli aveva portato l'acqua per radersi di 2 gradi più fredda del dovuto. Ed il giorno stesso aveva assunto un nuovo domestico, un certo Jean Passepartout, un giovanotto tutto particolare. Non si pentirà di avermi assunto e sono certo che mi troverò molto bene al suo servizio, disse tutto contento Passepartout. Che cosa glielo fa pensare? Chiese Fogg. Credo di essere un onesto figliolo, continuò Passepartout. Da 5 anni ho lasciato la Francia, dove ho fatto parecchi mestieri. Sono stato cantante girovago, ho lavorato in un circo come acrobata e ho ballato sulla corda. Poi sono diventato professore di ginnastica ed infine sergente dei pompieri di Parigi. Ho viaggiato molto e ora sarei felice di avere un'occupazione tranquilla e sicura. Si dice in giro che il signor Phileas Fogg sia l'uomo più preciso e più sedentario di tutto il Regno Unito e che detesti i viaggi e le feste. Eccomi, sono il maggiordomo che fa per lei. Bene, disse Fogg. Ho buone informazioni sul vostro conto. Già conoscete le condizioni che vi offro. Siete assunto. Torniamo alla scommessa fatta in quella fredda serata a Londra. Il fatto di cui si discuteva, durante la solita partita a carte e davanti al solito bicchiere di whisky al Reform Club, era riportato su tutti i giornali. Qualche giorno prima, alla Banca d'Inghilterra, era stata rubata l'enorme somma di 55.000 sterline. Ralph Gauthier, il presidente della Banca d'Inghilterra, guarda caso, era proprio una delle persone sedute al tavolo da gioco con Fogg,
e stava spiegando l'accaduto. «Dai primi riscontri», spiegava Gautier, «sembra che non si tratti di un bandito tradizionale. È stata notata la presenza nei locali della banca di un gentleman ben vestito, di buone maniere, che è scomparso insieme al denaro. Siamo riusciti con la polizia e Scotland Yard a ricostruire un identikit di quel signore che è stato trasmesso a tutti i posti di polizia del Regno Unito e a tutti i principali porti del mondo. Sull'uomo c'è già una taglia di 2000 sterline e siamo convinti che riusciremo ad arrestarlo in pochi giorni». Andrew Stewart, l'ingegnere al tavolo da gioco con Fogg, replicava: «Personalmente penso sarà difficile trovarlo. Questo ladro è molto abile. E poi il mondo è così grande per nascondersi». «Lo era una volta», disse a bassa voce Fogg. «Come sarebbe a dire una volta? Si è forse rimpicciolita la terra?» replicò l'ingegner Stewart, mentre il banchiere Ralph Gautier continuò il discorso dicendo: «Certo, perché oggi si può percorrerla 10 volte più velocemente di 100 anni fa». Dopo un momento di silenzio, il curioso ingegner Stewart replicò: «Ralph, devo dire che avete ragione. Oggi si può fare il giro del mondo in 3 mesi. «Si può fare in 80 giorni soltanto», aggiunse Fogg. «Proprio oggi ho trovato questo articolo sul giornale. Sentite. 7 giorni da Londra a Suez via Moncenisio e Brindisi con ferrovie e piroscafi. 13 giorni da Suez a Bombay in piroscafo. 3 giorni da Bombay a Calcutta in ferrovia. 13 giorni da Calcutta a Hong Kong in piroscafo. 6 giorni da Hong Kong a Yokohama in Giappone, sempre con il piroscafo. 22 giorni da Yokohama a San Francisco in piroscafo. 7 giorni da San Francisco a New York in ferrovia. 9 giorni da New York a Londra in piroscafo e ferrovia. Totale 80 giorni. 80 giorni possono teoricamente andar bene se non ci fossero imprevisti», esclamò il banchiere. «Ma bisogna tener conto del cattivo tempo, dei venti contrari, dei naufragi, dei deragliamenti, degli incidenti, scioperi, assalti, rapine. Sapete che gli indiani assaltano i treni e le diligenze». 80 giorni, non uno di più», replicò Fogg. Sorridendo, l'ingegner Stewart disse: «Se ne siete convinto, perché non lo fate voi, Fogg, il giro del mondo in 80 giorni?» «Sono pronto a scommetterci sopra». «Certamente, accetto la scommessa. Farò il giro del mondo in 80 giorni», disse Fogg. «Partirò stasera stessa con il treno delle 20:45 per Dover. Oggi è il 2 ottobre. Se tra 80 giorni da questo momento, e cioè alle ore 20:45 di sabato 21 dicembre, non sarò di ritorno in questo salone, potrete incassare questo assegno di 20.000 sterline. Se invece tornerò in tempo, sarete voi ad essermi debitori della stessa somma». Con un po' di stupore, imbarazzo e curiosità, fu scritto l'atto della scommessa e venne firmato immediatamente dai 6 interessati. Thank you.
Fogg uscì dal Reform Club e andò a casa. Entrò nella sua stanza e chiamò Passepartout e gli disse: «Partiamo fra 10 minuti. Andiamo a fare il giro del mondo». Passepartout, con gli occhi spalancati, le palpebre e i sopraccigli tirati in su e le braccia penzoloni, mostrava grande meraviglia e stupore. «Il giro del mondo?» mormorò Passepartout. «Sì, e in 80 giorni», completò Fogg. «Perciò non abbiamo un solo istante da perdere. Prepara una valigia con pochi vestiti e qualche coperta. Non preoccuparti, cammineremo poco. Si parte!» Signor Fogg e il suo maggiordomo raggiunsero la stazione e salirono sul primo treno per Dover. Alle 8:45 si udì un fischio e il treno partì. La notizia della scommessa si diffuse dapprima al Reform Club e da lì arrivò ai giornali e dai giornali a tutto il pubblico di Londra. La questione del giro del mondo fu commentata e discussa nell'intera Inghilterra e attirò l'attenzione di tutti, in particolare di uno dei tanti agenti investigatori della polizia di Londra, il signor Fix, residente ormai da anni a Suez, da dove controllava i viaggiatori ed il traffico delle merci che dall'Europa passavano in India attraverso il canale di Suez. Al signor Fix era stato dato l'incarico di scovare l'ormai famoso rapinatore della Banca d'Inghilterra. Fogg e Passepartout raggiunsero Dover, scesero dal treno e attraversarono la Manica in traghetto. Poi, di nuovo col treno, in direzione di Parigi. Da lì, verso l'Italia, in direzione di Brindisi, con imbarco sul piroscafo Mongolia. Arrivò in Egitto, a Suez, mercoledì 9 ottobre, ore 11. «Ora che siamo a Suez», disse Fogg sorridendo al suo maggiordomo, «ed abbiamo timbrato il passaporto al consolato inglese, si riparte per l'India, precisamente Bombay». Curiosamente, insieme a loro si era imbarcato sul Mongolia anche l'investigatore Fix, che, attenendosi alla descrizione del rapinatore della Banca d'Inghilterra fornita dalla polizia di Londra, riconobbe con sospetto una certa somiglianza tra Fogg e il famoso ladro. Durante il viaggio verso l'India, il detective Fix e Passepartout ebbero modo di conoscersi e scambiare chiacchiere e pareri. Erano queste le occasioni migliori per Fix di avere il maggior numero di informazioni sul signor Fogg, divenuto ormai il suo sospettato rapinatore. Il signor Fogg, dal canto suo, rimaneva comodamente in cabina a riposare oppure si dedicava, in perfetto stile inglese, a qualche partita a carte nelle sale del piroscafo. Così, con venti e correnti favorevoli, il 20 ottobre il Mongolia approdò al porto di Bombay con ben 2 giorni di anticipo sulla tabella di marcia. Alle 4:30 del pomeriggio i passeggeri del Mongolia sbarcarono a Bombay e sarebbero ripartiti alle 8 precise con il treno per Calcutta. Mr. Fogg si congedò dai suoi compagni di gioco, lasciò il piroscafo, diede a Passepartout una nota per alcune compere da fare e gli raccomandò di farsi trovare prima delle 8 alla stazione. Poi, con passo regolare,
si diresse verso l'ufficio dei passaporti per un ulteriore timbro. Uscito dall'ufficio dei passaporti, se ne andò tranquillamente al ristorante della stazione e là si fece servire la cena, mentre due occhi indagatori da un altro angolo del ristorante non lo perdevano di vista. Erano gli occhi dell'ostinato detective Fix, che, sceso dal piroscafo, si era precipitato negli uffici del direttore della polizia di Bombay per ritirare il mandato d'arresto a carico di Sir Phileas Fogg. Ma il mandato non era arrivato. E, senza mandato, non avrebbe potuto arrestare nessuno. Così il detective Fix, sconcertato e rassegnato, era ritornato alla stazione per seguire nuovamente gli spostamenti del suo presunto ladro. Nel frattempo, il simpatico Passepartout, dopo aver fatto i dovuti acquisti di camicie e di calze, si era messo a passeggiare per le vie di Bombay. C'era un sacco di gente. Colori, musica e danze accompagnavano la folla per le vie della città. Passando davanti a una meravigliosa pagoda, incuriosito, entrò a visitarla, senza sapere purtroppo che l'accesso alle pagode era consentito solo a piedi nudi e che violare simili formalità costituiva un reato contro la legge. Improvvisamente, tre sacerdoti bramini gli saltarono addosso. Gli strapparono le scarpe e le calze e, urlando in una lingua incomprensibile, lo presero a cazzotti. Il maggiordomo, svelto, con un paio di salti quasi acrobatici, se la diede a gambe levate e raggiunse la stazione, scalzo e senza aver fatto gli acquisti ordinati da Mr. Fogg. Qui incontrò il suo padrone, comodamente seduto al tavolo del ristorante, e gli raccontò con affanno tutto l'accaduto. Il detective Fix, sempre ben nascosto, ascoltò tutta l'avventura della pagoda e subito il suo viso si illuminò. Un'infrazione commessa dal maggiordomo in territorio indiano. Bene, bene. Rimarrò qui. Tengo il mio uomo in pugno. L'esperienza a Bombay era conclusa. Fogg e Passepartout salirono sul treno per Calcutta, che scomparve lentamente nella notte. Poco dopo aver lasciato Bombay, il treno arrivò tra le montagne dei Ghati occidentali e l'indomani, il 21 ottobre, viaggiava nuovamente tra distese pianeggianti, lanciando sbuffi di fumo sulle piantagioni di cotone, di caffè, di noci moscate e di pepe rosso. Passepartout, mezzo addormentato, ammirava questi immensi spazi, quando si sentì chiedere dal suo vicino di posto, un ufficiale di nome Sir Cromarty, anche lui diretto a Calcutta: «Mi scusi, che ore sono?» «Sono le 3», rispose Passepartout. «Ah, capisco», continuò il vicino. «Lei non ha tenuto presente il fuso orario? Sono le 3 a Londra, da dove anch'io sono partito, ma qui, nel centro dell'India, sono le 7. Sa, giovanotto, viaggiando verso est, dove stiamo andando noi, ossia incontro al sole, bisogna tener conto che i giorni si accorciano di 4 minuti per ogni grado che si percorre. Quindi bisogna portare avanti l'orologio di 4 ore. Il testardo Passepartout, sempre mezzo addormentato, non volle saperne di far fare un balzo in avanti alle lancette del suo orologio e lo lasciò sull'ora di Londra. Ad un tratto il treno si fermò. Il bigliettaio, passando lungo i vagoni, annunziò: «Signori, si scende qui! La ferrovia è interrotta! La prossima stazione di Allahabad è vicina, poche decine di chilometri. Lì troverete un altro treno e proseguirete il viaggio per Calcutta».
incredibile! Siamo in mezzo alla giungla, cosa facciamo ora?» sbottò l'ufficiale Cromarty. Sempre composto, Fogg aggiunse: «Certo, serve una soluzione.» Passepartout si svegliò definitivamente, si mise a guardare intorno e poi disse: «Ci penserò io, non preoccupatevi.» Si mise a correre tra la folla e dopo circa un'ora tornò con un grande elefante e il suo conducente. «Ecco chi ci porterà alla stazione di Allahabad», disse Passepartout. E, rivolgendosi al suo padrone, continuò dicendo: «C'è solo da dare una mancia importante al padrone dell'elefante.» In mancanza di altre soluzioni, Fogg pagò il conducente di quel mastodontico bestione e salì sul dorso dell'elefante insieme al suo maggiordomo e all'ufficiale Cromarty e si avventurarono nella giungla direzione Allahabad. Sentite anche voi questi tamburi e questo mormorio? Sembrano lamenti, disse Passepartout. Sì, guardate laggiù, continuò Mr. Cromarty. È un rito sutti. Si tratta di un sacrificio umano. Il morto è un ricco rajah. Quando muore un rajah, la sua salma viene bruciata su una catasta di legna. E le usanze impongono che anche la vedova debba essere bruciata viva insieme a lui. Vedete quella bella e povera ragazza in mezzo alla folla? Domattina all'alba sarà bruciata. Bruciare una ragazza così bella? Questi indiani proprio non se ne intendono di donne, disse Passepartout. E Fogg replicò: Non possiamo permetterlo. È un'atrocità incivile. Anche a costo di ritardare il nostro viaggio, una vita umana è più importante della mia scommessa. Passepartout era felice di aver scoperto un animo sensibile sotto le apparenze glaciali del suo padrone. Mr. Cromarty, dal canto suo, aggiunse: Ben detto, ora però è meglio nasconderci, perché non è permesso agli estranei di assistere al rito sutti. A notte fonda, i tre europei studiarono un piano per intervenire e poi si diressero silenziosamente verso la catasta di legna dove sarebbe avvenuto il sacrificio. Alle prime luci dell'alba venne acceso il rogo per dare inizio al sacrificio, ma improvvisamente il rajah si alzò in piedi e prese tra le braccia la giovane donna. Grida altissime lacerarono l'aria e tutta la folla si prostrò a terra spaventata e tremante alla vista del vecchio rajah miracolosamente ritornato in vita. I fakiri, le guardie e i bramini, colti da un sacro terrore, non osavano alzare la faccia dalla terra. Tutti erano chinati al suolo, tranne Fogg e Sir Cromarty, che erano in piedi e pronti a reagire. Il rajah, con in braccio la giovane donna, scese dalla catasta di legna, giunse vicino ai due inglesi e disse sottovoce: «Via, diamocela a gambe!» Era Passepartout in persona che aveva strappato la giovane ragazza alla morte. Fortunato quanto audace, passava sicuro in mezzo allo spavento generale. Un istante dopo, i rapitori con la ragazza sparivano nella giungla sopra l'elefante che li portava via al trotto. Verso mezzogiorno, il conducente dell'elefante annunciò l'arrivo alla stazione di Allahabad. Tutto procedeva secondo i piani. I tre europei e la giovane ragazza presero il treno per Calcutta e da lì sarebbero partiti poi per Hong Kong.
Durante il tragitto in treno, la giovane ragazza piano piano ritornò completamente in sé. Disse di chiamarsi Auda, di provenire da una famiglia benestante indiana e di avere studiato tanto prima di essere stata data in moglie al Raja morto. Gli splendidi occhi di Auda, colmi di lacrime, esprimevano più delle labbra la riconoscenza che provava per i suoi salvatori. Phileas Fogg, per rassicurarla, le offrì di condurla a Hong Kong, dove sarebbe potuta rimanere finché si fosse spento l'eco della vicenda. Auda, parlando correttamente in lingua inglese, rispose che accettava con riconoscenza l'offerta. Proprio a Hong Kong viveva un suo parente, un mercante importante. Il treno marciava spedito e alle 7 del mattino del 25 ottobre, dopo aver attraversato la valle del Gange, lo sbuffo della locomotiva lanciò il suo fischio sotto le tettoie della stazione di Calcutta. Scesi dal treno, l'ufficiale Cromarty salutò emozionato i compagni di quel viaggio avventuroso e raggiunse le sue truppe. Usciti dalla stazione, Fogg, Passepartout e Auda furono avvicinati da un poliziotto che li invitò a seguirlo. «Ai ai», sussurrò il maggiordomo. «Sento puzza di bruciato, come ieri». E sospettoso guardò il suo padrone. Furono condotti prima in una sala della caserma di polizia e poco dopo davanti a un giudice, che, guardando le numerose pratiche che avrebbe dovuto discutere nella mattinata, subito sentenziò. «Signor Fogg, sono già 2 giorni che vi si dà la caccia su tutti i treni provenienti da Bombay. Il vostro maggiordomo è accusato da 3 sacerdoti di religione braminica di sacrilegio per essere entrato nella pagoda di Bombay con le scarpe. Ecco il corpo del reato». «Le mie scarpe!» disse meravigliato ma felice Passepartout. Poi il giudice continuò. «Pertanto, in base alla legge inglese che intende proteggere egualmente tutte le religioni dell'India, il signor Passepartout viene condannato a 15 giorni di carcere e a una multa di 300 sterline. Inoltre, poiché non è materialmente provato che non vi sia stata connivenza tra il domestico e il padrone, il tribunale condanna il suddetto Phileas Fogg a 8 giorni di carcere e 150 sterline di ammenda». In un angolo, ben nascosto, sedeva il detective Fix, autore di tutta questa storia. A Bombay aveva calcolato tutto il vantaggio che poteva derivargli dall'incidente provocato da Passepartout nella pagoda e aveva ritardato la sua partenza per Calcutta per preparare il fermo del suo presunto ladro. Fix era ad un passo dal suo arresto, quando sentì Mr. Fogg pronunciare: «Offro una cauzione». «È nel vostro diritto», rispose il giudice.
La cauzione è fissata per una somma di 2.000 sterline. Fogg pagò e disse: Andiamo, ma almeno restituite le scarpe al mio maggiordomo. Così fu fatto. Il viso dell'investigatore Fix manifestò stupore, rabbia e delusione. Phileas Fogg porse il braccio ad Auda e tutti e tre salirono su una carrozza che li condusse al porto. Da qui si imbarcarono sul piroscafo Rangoon alla volta di Hong Kong. Anche il detective Fix, sempre più arrabbiato, era salito a bordo del piroscafo Rangoon, nella speranza di trovare ad Hong Kong il famoso mandato di arresto a carico del signor Fogg, inviato dall'Inghilterra. Hong Kong era ancora terra inglese. Al di là, la Cina, il Giappone e l'America avrebbero offerto un rifugio sicuro al presunto ladro. Singapore, il viaggio continuò con qualche difficoltà, dovuta al cattivo tempo e al vento contrario. Il 6 novembre arrivarono al porto di Hong Kong. La partenza per il Giappone era fissata per la mattina del giorno successivo. Lasciata Auda in albergo, si prodigò per cercare il parente della ragazza, ma venne a sapere che da 2 anni costui si era trasferito in Europa, forse in Olanda. Che cosa devo fare, signor Fogg? Semplicissimo. Venite in Europa con noi, rispose Fogg. Ma non posso abusare della vostra gentilezza. Voi non abusate e la vostra presenza non disturba affatto il mio programma. Passepartout. Andate al porto e fissate 3 cabine sul piroscafo in partenza domattina. Passepartout, raggiante al pensiero di proseguire il viaggio in compagnia di Auda, si precipitò felice al porto. Per strada incontrò il detective Fix, che, curioso di conoscere i nuovi progetti di Mr. Fogg, disse: Accettate un rinfresco? Nella via adiacente al molo c'era una discreta taverna. I due entrarono. Non era proprio una taverna, ma una di quelle numerose fumerie che esistono a Hong Kong, dove l'uso dell'oppio porta all'indebolimento del fisico e di tutte le energie mentali. Qui il detective Fix, aiutato dal fumo e anche dall'alcol bevuto in quantità dal maggiordomo, riuscì ad avere le informazioni che desiderava. A fine serata, Passepartout mise le braccia sul tavolo e si addormentò. Il detective pagò il conto e uscì. La mattina seguente, al porto, Mr. Fogg e Auda si sorpresero quando scoprirono che il piroscafo per il Giappone era partito la sera prima senza nessun avviso. E Passepartout? Non era rientrato in albergo e non si trovava nemmeno lì dove pensavano di trovarlo. Era scomparso. Al suo posto si presentò il detective Fix, che, con tranquillità e malizia, disse: Vedo che anche voi, signori, avete perso il piroscafo. È proprio un peccato. Ora dovremo aspettare 8 giorni per raggiungere il Giappone. Thank you.
Alle parole del Detective Fix, l'elegante Mr. Fogg, senza scomporsi e battere ciglio, replicò: «Ci saranno altre navi in partenza. Vado a informarmi. Aspettate qui, Auda». Non trovò una nave, ma un battello pronto ad accompagnarlo a Shanghai. Prima di partire, Mr. Fogg raggiunse gli uffici della polizia di Hong Kong, diede i connotati di Passepartout e lasciò una somma sufficiente per far continuare il viaggio al giovane maggiordomo. Il battello salpò alle 3 del pomeriggio alla volta di Shanghai, con a bordo anche il Detective Fix, invitato a proseguire il viaggio verso il Giappone da Fogg e Auda. Il battello volava spedito sulle onde. I pensieri affollavano le teste dei tre viaggiatori a bordo. Il Detective Fix rifletteva su come avrebbe potuto ottenere un mandato di estradizione in una terra non governata dalle leggi inglesi, per poter finalmente arrestare Fogg. Fogg, dal canto suo, pensava al suo domestico sparito in maniera tanto singolare. Gli pareva impossibile che il povero ragazzo si fosse imbarcato sul piroscafo per il Giappone la sera precedente. Questa era anche l'opinione di Auda. Il capitano del battello era preoccupato di far filare velocemente la sua imbarcazione per ricevere la lauta ricompensa promessa dal gentleman inglese. I pensieri, assieme ai venti, alle burrasche e ai tifoni, accompagnarono questo tragitto. Finalmente, provati e stanchi, ma contenti, arrivarono a Shanghai, appena in tempo per imbarcarsi sul piroscafo in partenza per Yokohama. E Passepartout? Dov'era finito il simpatico, agile e fedele maggiordomo? Passepartout si era addormentato sul tavolo della fumeria ad Hong Kong, vi ricordate? Confuso e traballante, senza più cognizione del tempo, riuscì a raggiungere il porto e salire sul piroscafo in partenza. Giunto a Yokohama, triste e senza un soldo in tasca, si diede da fare per trovare un lavoretto. Un'idea brillò nella sua testa leggendo un manifesto. Compagnia acrobatica annuncia uno spettacolo straordinario per oggi pomeriggio. Lui aveva lavorato come acrobata, così si precipitò dal responsabile del circo chiedendo di partecipare allo spettacolo in veste di ginnasta. Il posto gli fu concesso a patto di adattarsi a fare un po' di tutto. Il maggiordomo accettò e subito si travestì da leone. Durante lo spettacolo, facendo un movimento brusco e veloce, la maschera che aveva in viso si levò e cadde a terra. Tutto il pubblico scoppiò in una grande risata. Poi si sentì una voce. «Passepartout!»
«Ah, padrone mio, che bello rivedervi!» rispose il maggiordomo. Mr. Fogg era lì ad assistere allo spettacolo. Infatti, sbarcati a Yokohama, Mr. Fogg e Auda, nella speranza che egli fosse già in città, si erano messi d'impegno per cercare il giovane maggiordomo. E ricordando i suoi precedenti lavori svolti, Fogg aveva pensato intelligentemente di cercare anche al circo. Scelta azzeccata, come sempre. «Senti, Passepartout», aggiunse il padrone, «non c'è un istante da perdere. Il piroscafo per San Francisco parte tra 4 ore. Andiamo!» I tre se la diedero a gambe levate, tra il pubblico e la folla, e salirono appena in tempo sul General Grant. Uno sbuffo e un suono assordante segnalavano la partenza verso San Francisco. Traversata procedeva nelle migliori condizioni, con un oceano così calmo da giustificare appieno il suo nome di Pacifico. Fogg trascorreva a bordo una vita uniforme e regolata, riservando giornalmente alcune ore alla compagnia di Auda. La giovane indiana, col passare del tempo e delle vicende, si sentiva sempre più portata verso il gentleman da sentimenti non solo di riconoscenza, ma anche di ammirazione. Passepartout e Auda spesso si intrattenevano a discutere del viaggio. «Il più difficile è fatto», affermava con convinzione Passepartout. «Siamo usciti finalmente da quei fantastici paesi della Cina e del Giappone. Se Dio vuole, presto concluderemo questo emozionante giro del mondo». Poi, tra sé e sé, concluse: «E Fix non è più tra i piedi». Invece, Fix era a bordo del General Grant insieme a loro. Una sera, mentre faceva una tranquilla passeggiatina a prua, il detective si trovò faccia a faccia con Passepartout. Il maggiordomo, senza pronunciare una parola, saltò addosso a Fix e lo riempì di pugni. «Questo per le offese al mio padrone! Questo per la sbronza che mi avete fatto prendere!» Quando Passepartout si fu un po' calmato, il detective, serio e convincente, disse: «Ora, nell'interesse del vostro padrone, ascoltatemi bene. Fin qui sono stato l'avversario di Mr. Fogg, ma adesso sono favorevole al suo gioco». «Finalmente», ribatté Passepartout, «vi siete convinto che è un uomo onesto». Fix continuò dicendo: «No, lo credo un furfante, ma finché Mr. Fogg è stato sui possedimenti inglesi, avevo interesse a ritardare il suo viaggio in attesa che arrivasse il mandato di cattura da Londra. Ho fatto di tutto per fermarvi. Ho lanciato contro di voi i sacerdoti di Bombay, vi ho ubriacato a Hong Kong e vi ho separato dal vostro padrone. Ora
Ho tutto l'interesse che Mr. Fogg raggiunga al più presto l'Inghilterra, perché soltanto lì saprò finalmente se è un ladro o un gentiluomo. Allora, che ne dite? Siamo amici? Passepartout si convinse delle parole del detective Fix e concluse: amici, no. Alleati, sì. Ma state attento, perché al primo tradimento vi torcerò il collo. 11 giorni dopo, il 3 dicembre, il piroscafo General Grant approdava a San Francisco. Il signor Fogg non aveva a quel punto né perduto né guadagnato un solo giorno nel suo piano di viaggio. Passepartout lanciò questo grido di gioia alle 7 del mattino, quando Phileas Fogg e Auda posero piede sul continente americano. Saltellando, lui li seguì felice. Il treno per New York partiva alle 6 di sera, così Fogg ne approfittò per recarsi al consolato a farvi di mare il passaporto. Poi, tutti e tre si diressero verso il centro della città per uno shopping veloce. «Padrone, io comprerei qualche fucile e qualche pistola. Ho sentito parlare di indiani Sioux che assaltano i treni e non vorrei che...» Il gentleman sorrise e acconsentì. Il fatto curioso, molto curioso, è che incontrarono Fix. Il detective strizzò l'occhio a Passepartout e chiese se anche lui poteva unirsi alla compagnia. Riforniti di tutto punto, con borse, bagagli, valigie, fucili e pistole, dopo un buon pranzo, tutti e quattro si diressero alla stazione dove presero posto nel vagone. Alle 6 in punto il treno partì a tutto vapore. Destinazione New York. To Coast è il percorso più gettonato da ogni turista in territorio americano. Il tratto ferroviario tra San Francisco e New York misura almeno 3.786 miglia attraverso un territorio frequentato ancora da indiani. Un'ora dopo la partenza cominciò a cadere la neve, che fortunatamente non ritardò la marcia attraverso la California. Il treno superò Sacramento e verso le 9 del giorno successivo entrò nello stato del Nevada.
I viaggiatori ammiravano le vaste praterie e le montagne che si profilavano all'orizzonte e verso sera il treno raggiunse la regione del Grande Lago Salato. Il giorno successivo, appena entrati nello stato del Nebraska, accadde un fatto curioso. La ferrovia era sbarrata da una mandria di bisonti. La sosta durò un paio d'ore e poi il treno riprese tranquillamente il viaggio. L'atmosfera era serena, quando ad un tratto si udirono urla e spari. Urla, spari e rumori di ogni tipo si avvicinarono sempre di più al treno. Il convoglio era stato assalito dai Sioux. Gli urlanti indiani Sioux, armati di fucili, si erano arrampicati sulla locomotiva. Si scatenò velocemente la battaglia. Tutti i passeggeri in qualche modo partecipavano al salvataggio del treno. Ma solo l'intervento dei soldati appartenenti alla guarnigione di Fort Kearney salvò la situazione. Il treno si fermò e i feriti furono medicati e curati. All'appello mancavano tre persone, tra le quali Passepartout. Il coraggioso maggiordomo, infatti, era stato fatto prigioniero dai Sioux. Fogg non ebbe un attimo di esitazione e chiese al comandante della guarnigione la possibilità di avere a disposizione alcuni soldati per andare a liberare l'amico. Con 30 uomini armati di tutto punto, Fogg partì alla ricerca di Passepartout. Arrivò la sera. Il treno aveva fatto manutenzione e rifornimenti. Caricati i passeggeri e i feriti, era pronto a ripartire. Auda cercava in tutti i modi di ritardare quella partenza nella speranza di vedere tornare gli amici, ma all'orizzonte non si vedeva nessuno. Mentre il treno partiva, Auda decise di restare a terra ad aspettare gli amici. La speranza di portare a termine la scommessa era ormai persa. Soltanto il giorno dopo, a mezzo miglio dal forte, Auda intravide un drappello che avanzava di buon passo. Era un gruppo di soldati con Fogg e al suo fianco Passepartout. I Sioux erano stati sconfitti e dispersi. L'annuncio fece esultare di gioia Auda, che ormai considerava Phileas Fogg un eroe. La paura era passata e i nostri eroi erano salvi. Purtroppo la scommessa era ormai persa. Poche ore mancavano alla partenza del piroscafo che da New York li avrebbe condotti a Liverpool. Fix, che dall'assalto al treno dei Sioux era stato in disparte, leggendo sul viso dei compagni di viaggio la tristezza e la desolazione, disse: «Forse non tutto è perduto. Potremmo raggiungere Omaha con una slitta a vela e da lì in treno raggiungeremo New York». «Una slitta a vela? Che cos'è?» ripete Passepartout. «Una grande slitta spinta dal vento. Quel signore laggiù
Mi ha detto che potrebbe accompagnarci con questo mezzo molto usato in questa stagione, in cui la neve è ghiacciata e il vento è costante e molto sostenuto. In fondo la stazione di Omaha non è molto distante da qui. E poi abbiamo alcune ore di anticipo. Potremmo farcela. Fogg rifletté un attimo, poi disse: «Tentiamo l'avventura!» Passepartout, raggiante, fece una capriola dalla contentezza e poi si rannicchiò con gli altri passeggeri in fondo alla slitta, avvolgendosi nelle pellicce e nelle coperte da viaggio. Due larghe vele furono alzate. Il vento soffiava gagliardo. Sul terreno coperto di neve ghiacciata, l'agile mezzo volava serenamente alla velocità di 40 miglia all'ora. La prateria era piatta come un mare e la slitta la tagliava in linea retta, accorciando enormemente il percorso rispetto a quello della ferrovia. In 4 ore furono ad Omaha, dove salirono su un treno in partenza per New York. L'11 dicembre arrivarono a New York maledettamente 45 minuti dopo che il piroscafo per Liverpool era partito. Partendo, il piroscafo aveva portato via con sé l'ultima speranza di Phileas Fogg. Non c'erano altri transatlantici in partenza nei giorni successivi. Dopo lo sgomento iniziale, il gentleman disse: «Domani provvederemo». Così fu. L'indomani, all'alba, i quattro si diressero al porto. La notte aveva portato consiglio e Fogg pensò di rivolgersi a quei mercantili che regolarmente trasportavano velocemente le merci tra l'America e l'Europa. Alle 9 in punto, dopo una lunga trattativa, Mr. Fogg offrì 8.000 sterline al capitano Speedy e salì insieme ai suoi compagni sul mercantile Henrietta, diretto in Francia, precisamente a Bordeaux. Fu una traversata atlantica memorabile. Dopo un paio di giorni di viaggio, Fogg convinse l'equipaggio a far rotta su Liverpool invece di Bordeaux. La cosa non fu facile, perché dovette rinchiudere il capitano Speedy in una stiva ed ascoltare le sue urla e imprecazioni per giorni. A questo si aggiunse un altro problema. Il carbone per alimentare le macchine a vapore del mercantile stava finendo. Si recò dal capitano nella stiva e gli propose l'acquisto dell'intero mercantile per l'interessante cifra di $60.000. Di fronte a una cifra del genere, le urla del capitano si placarono velocemente. Tutti rimasero in silenzio quando Mr. Fogg disse: «Voglio bruciare la vostra nave, o meglio, la mia nave ora. Useremo le parti di legno non importanti per alimentare le caldaie. In questo modo arriveremo a Liverpool con un lieve ritardo sulla tabella di marcia». I marinai, Passepartout e Fix si misero al lavoro per procurare la maggior quantità di legno possibile. Fogg, Auda e il capitano Speedy seguivano e coordinavano lo smantellamento. A mezzogiorno del 21 dicembre, Phileas Fogg sbarcava a Liverpool ed era ormai a 6 ore da Londra. Appena messo piede a terra, il detective Fix si avvicinò a Fogg, gli posò una mano sulla spalla e, mostrando il mandato, disse: «In nome della regina siete in arresto».
Così Phileas Fogg fu rinchiuso nel posto di guardia della dogana di Liverpool in attesa di essere trasferito nel carcere di Londra. Fix era stato costretto ad arrestare Fogg, poiché il senso del dovere glielo imponeva. La giustizia avrebbe deciso se Fogg era innocente o colpevole. Passepartout era infuriato e Audah spaventata. La situazione di Fogg era assai critica. Se riconosciuto innocente, aveva comunque perduto la scommessa. Se colpevole, era perso. Il gentleman stava seduto distintamente su una panca e aspettava. Era il 21 dicembre, 80° giorno dalla partenza. Alle 2:33 minuti la porta del posto di guardia si aprì. Audah, Passepartout e Fix si precipitarono incontro a Fogg. Fix era trafelato. Aveva i capelli scomposti e balbettando disse: Signore, perdonatemi, una rassomiglianza deplorevole. Il ladro è stato arrestato da 3 giorni. Voi siete libero. Ah, sono libero, disse il gentiluomo. Questa volta però Fogg abbandonò il suo atteggiamento signorile e dette un cazzottone al detective Fix, per poi precipitarsi con Audah e Passepartout alla stazione, dove il primo treno in partenza li portò direttamente a Londra. Quando Phileas Fogg mise finalmente piede sulla banchina della stazione di Londra, le lancette del grande orologio sotto la pensilina segnavano esattamente le 21:10 minuti. Aveva compiuto l'avventurosissimo viaggio intorno al mondo, ma giungeva con 5 minuti di ritardo. Aveva perso la scommessa. I 3 compagni di viaggio tornarono a casa stanchi, tristi e ormai rassegnati. In quei momenti regnava il silenzio. Il primo a parlare fu Passepartout. Padrone mio, maleditemi. È stata colpa mia che... Io non accuso nessuno, rispose Phileas Fogg con accento perfettamente sereno. Andate e non preoccupatevi. Il gentleman e Audah rimasero soli. Dopo qualche minuto di silenzio, Fogg si alzò e, guardando la ragazza, disse: Mi perdonerete di avervi condotta in Europa? La mia preoccupazione era di portarvi lontana da quella terra pericolosa per voi. Ero ricco e contavo di porre una parte dei miei averi a vostra disposizione. La vostra esistenza sarebbe stata felice e libera. Ora io sono rovinato. Audah lo interruppe dicendo: Mi perdonerete, Fogg, di avervi seguito e forse, causandovi ritardo, contribuito alla vostra rovina? Fogg sorrise e seriamente disse: Non ho bisogno di nulla, Audah. Solo il vostro amore mi farebbe felice. Vi chiedo di sposarmi e di poter congiungere il mio destino con il vostro. La felicità più grande si manifestò sul viso della ragazza, che acconsentì di coronare quel sentimento che ormai le riempiva il cuore. Passepartout fu chiamato e arrivò immediatamente. Fogg teneva ancora fra le sue la mano di Audah.
Il maggiordomo capì e lanciò il suo urlo di felicità. Urrà! Il gentleman gli chiese se non fosse troppo tardi per andare ad avvertire il reverendo per fissare le nozze. Facciamo per domani lunedì, disse Passepartout. Fogg e Aouda, sorridendo, risposero con un sì. Passepartout si precipitò dal reverendo Wilson. Erano le 8 di sera quando il maggiordomo si precipitò nuovamente nella casa di Mr. Fogg. Passepartout non riusciva a parlare. «Che c'è?» gli chiese il gentleman. «Padrone mio!» balbettò il giovane. «Matrimonio impossibile!» «Impossibile?» replicò Fogg. «Impossibile per domani, perché domani è domenica!» «No, domani è lunedì», corresse il signor Fogg. «No, oggi è sabato!» «Sabato!» aggiunse Passepartout e continuò dicendo. «Siamo arrivati a Londra 24 ore prima perché abbiamo fatto il giro del mondo andando verso est. Non ho mai cambiato le lancette sul mio orologio e oggi l'orario corrisponde con quello del campanile. Però siamo arrivati un giorno prima. Oggi è sabato 21 ottobre». Infatti, mentre Phileas Fogg, viaggiando verso est, aveva visto sorgere il sole 80 volte, i suoi colleghi a Londra lo avevano visto sorgere solo 79 volte. Passepartout aggiunse: «Corriamo! Ci rimangono pochi minuti per vincere la scommessa! Vi sposerete fra 48 ore!» Di corsa, tutti e tre si precipitarono in strada e salirono sulla prima carrozza in direzione del Reform Club. Nel frattempo, i compagni di gioco di Fogg erano nel salone del Reform Club e aspettavano, con occhi fissi sull'orologio, l'arrivo delle 20:45, l'orario stabilito per vincere la scommessa. Fiduciosi, ormai si sentivano la vittoria in tasca. Alle 20:44 in punto si udirono rumori e urla di gioia. I cinque gentlemen si guardarono e si alzarono in piedi. La porta del salone si aprì e Phileas Fogg comparve sulla soglia seguito da una folla delirante la quale aveva forzato l'ingresso del club. Con voce calma il gentleman disse: «Eccomi, signori». Phileas Fogg aveva vinto la sua scommessa. Aveva compiuto in 80 giorni il giro completo del mondo. Per portarlo a termine, aveva utilizzato tanti mezzi di trasporto: piroscafi, ferrovie, carrozze, navi da carico, slitte, elefanti. L'eccentrico gentleman aveva rivelato in questa esperienza le sue meravigliose qualità di sangue freddo e di precisione. Ma che cosa aveva guadagnato? Tutti i soldi della scommessa li aveva spesi durante il viaggio. Cosa gli aveva lasciato quel lungo viaggio? Niente, forse dirà qualcuno. Sì. Niente al di fuori di una donna che lo rendeva il più felice degli uomini e la convinzione di aver trovato un amico, oltre che maggiordomo, pronto a sostenerlo anche nelle situazioni più difficili e spericolate. Un tesoro d'amico.